Ve lo dico subito, è registrata la riunione, va bene. Allora, intanto vi presento che cosa faccio. Sono bibliotecaria per ragazzi da 32 anni e mi occupo di promozione della lettura, che è ben diversa da animazione della lettura, e su questo, insomma, abbiamo costruito tutti i nostri servizi guida, tutti i nostri servizi guida dei servizi bibliotecari per ragazzi. Intanto mi scuso per il ritardo, ma io non, ho visto tutti i miei account di posta, ma non ho trovato il link. Oggi parliamo di inclusione. Vorrei parlarvene attraverso un progetto che abbiamo adottato, che spero presto che da progetto diventi programma, che è Mammalingua. Intanto, visto che non siamo tantissimi, mi piacerebbe anche sapere chi c'è dall'altra parte. Io finisco di fare la mia presentazione. Oh, mi sono visto. Mi occupo appunto di libri Allarga, allarga! forse bisogna spegnere il microfono. E mi occupo di libri per ragazzi dall'infanzia, non solo libri per i piccoli, ma fino agli adolescenti. Qualcuno deve spegnere il microfono perché c'è. Grazie. E l'osservatorio del mio appunto lavoro e della mia professione dimostra che non esistono bambini e bambine che non leggono, ma esistono bambini e bambini che non incontrano i libri di qualità, ma non solo i libri, anche i luoghi belli. Quindi il nostro lavoro è di promuovere quotidianamente gli spazi cercando di renderli il più possibile inclusivi. Per inclusivi intendo dare la possibilità a tutti, a chiunque viva nel proprio territorio, di sentirsi a casa. La biblioteca pubblica deve essere un po' come una seconda casa. Io sono qui come Associazione Italiana Biblioteche e nello specifico mi occupo di advocacy e di promozione della lettura, del programma, progetto, speriamo che diventi presto programma Mammalingua, del programma Nati per Leggere, del Bibliohub, dell'Osservatorio Censura, di tante cose che fanno in modo che chiunque si approccia alla lettura, è il caso di dire, si possa anche approcciare con serenità, perché è stato necessario anche istituire un osservatorio censura per cercare di tutelare il diritto ai libri e alla lettura. Quindi il mio ruolo professionale nel mio quotidiano è quello di essere responsabile di una biblioteca dei ragazzi. Ho la fortuna di lavorare in una bellissima biblioteca che è la Magna Capitana di Foggia, che era già bella, ma che grazie a un progetto regionale importante che ha visto un investimento di quasi 120 milioni di euro su le biblioteche di pubblica lettura. Adesso, è sicuramente tra le più belle biblioteche pubbliche che abbiamo nel nostro territorio nazionale. Quindi, vista anche la non, eccessiva distanza chilometrica che ci unisce, vi invito anche a venire, a fare una visita alla Magna Capitana, ma anche a, far coincidere magari questa possibilità con momenti di promozione della lettura che rendono il nostro quotidiano il più inclusivo possibile. Adesso vedo perché, ripeto, io per lavoro
Ecco, l'organizzatore ha disabilitato la condivisione dello schermo partecipante, quindi io non posso condividere. Forse devo Ecco, essere. adesso ti faccio subito Sì. condivisa. Sto mettendo le ritardatarie alla chat. Sì. Buonasera. Ben arrivata. Ok, allora mentre aspetto che mi si Eccoti. condivida lo schermo, Sei coorganizzatrice, quindi ok, puoi. perfetto. Allora, quindi io andrei nella schermata per intanto presentarvi che cos'è il concetto di inclusione quando passa attraverso una biblioteca. Ecco, spero che si veda lo schermo. Sì, si vede benissimo. Ecco, e questo è quello che noi facciamo nel nostro quotidiano. Tutti i giorni, adesso io sono qui e non sono in orario di lavoro perché questa è un incontro che è all'interno del mio ruolo di coordinamento nazionale Associazione Italiana Biblioteche in vari ambiti, tra cui anche Mammalingua. Ma ovviamente tutto quello che è Associazione Italiana Biblioteche, cioè cercare di organizzare i servizi per il pubblico al meglio, è quello che si fa in una biblioteca di pubblica lettura. Nello specifico, lavorando quotidianamente in questa, vi parlerò di questa. Ma parlando della Magna Capitana, è come se parlassi di Sala Borsa, di Pistoia, di tante altre biblioteche dove nel quotidiano avvengono contemporaneamente nella stessa struttura più eventi. Tutti questi eventi sono eventi che mirano all'inclusione, visto che il tema di oggi è appunto l'inclusione. Però prima di andare avanti, volevo sapere velocemente, anche perché non siamo tantissime, leggo i nomi che ho sulle schermate, se mi dite che cosa fate, cioè qual è la vostra professione. Nell'alto leggo utente che si sta alzando. Ciao, utente, qual è il tuo nome? E che cosa fai? Qual è la tua professione? Rosa, è a te. Ah, ok, scusate. Buonasera, sono Sì. Rosa Zaccaro e insegno italiano in due terzi. In due terze, immagino medie o primarie? No, 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 scuola primaria. A Primaria, ok. Ciao Rosa, e dove? Trigiano, secondo circolo di Trigiano. Ah, ecco, per cui è ancora più vicino, siamo proprio in Puglia. Perfetto. Invece poi leggo Agata. Sì, anch'io sono insegnante di scuola primaria e in questo ciclo insegno storia e geografia, arte ed educazione fisica e sono a Trigiano. Bene, grazie. Simona Sisto? Sì, deve disattivare. Sì, stavo Ecco. disattivando il microfono. Sì. Allora io, anch'io come le colleghe, insegno nel secondo circolo didattico di Trigiano, insegno una scuola quindi primaria, in una prima primaria, e insegno italiano, storia, tecnologia e arte. Grazie. Regina Saccogna, spero di aver letto bene il cognome. Sì, ha letto benissimo. Sì, anch'io sono una collega delle insegnanti che si sono presentate prima, quindi sono a Trigiano, sul secondo circolo, una primaria naturalmente, e insegno su tre quinte, in una italiano e arte, sulle altre due italiano. Grazie. Quindi Sì. siete praticamente nello stesso circolo. Angela De Ruvo? Salve.
Sì. Sì, io non sono un insegnante, sono un geologo, anche se più casalinga che geologo, e sono una mamma di una bimba di terza elementare che frequenta lo stesso circolo dove ci sono delle insegnanti, sì. Delle maestre. Sì, sì. Bene, grazie. Cinzia? Sì. Salve, buonasera, sono sempre del secondo circolo di Trigiano e insegno sostegno in una quinta. Grazie. Prego. Anna Maria Grande. Sì, dunque, buonasera, sono Anna Maria Grande, insegno religione in due prime del secondo circolo di Trigiano, prima D e prima E, in una seconda D, insegno sempre religione, e poi in 12 sezioni dell'infanzia. Ah, però. Scusate se è poco. Scusatemi. Certo, c'è un bel da fare. Certo, sì, mi piace tantissimo. Ok. Grazie. Maria Pagliaruolo? Sì, buonasera. Sono un'insegnante anch'io del secondo circolo didattico di Trigiano. Insegno in una scuola dell'infanzia. Quest'anno seguo dei bambini di 5 anni, sezione omogenea di 5 anni. Maria, semplicemente, leggo solo il nome. Sì. Buonasera, io sono Maria Bitondi ed insegno anch'io nel secondo circolo di Trigiano, però nella scuola dell'infanzia. La mia è la Montessori, è un plesso distaccato dalla... Quindi è un metodo Montessori. Bene. No, ci piacerebbe, no. È una scuola normale. Ah, ok. Sì, è una scuola dell'infanzia, quindi cerchiamo di insegnare un po' di tutto e leggiamo tantissimo. Bene. Angela Raimondi. Angela si scusa, ma sta a un funerale, si è collegata, ha avuto questo questo ci dispiace. È appena finito, si ricollegherà tra di noi. Grazie. Anna Maria Pattano. Buonasera, io insegno alla scuola dell'infanzia, alla scuola Montessori, insieme a Maria. E purtroppo ho una rete bassissima, per cui devo togliere il video. Non riesco a tenere. Va bene. Bene, allora sì, chi non ha tanta rete, vabbè, poi ci sono donne di carta, spero di averle letto tutti i nominativi e comunque credo che siate tutte insegnanti di primaria e infanzia a questo punto della scuola di Trigiano. E quindi questo ci rende anche più... Dottoressa Tancredi, posso fare una domanda? Forse manco io. Sì, sì. Chi parla? Sì, solo, volevo fare una domanda. Sì, Simona Sisto, sì. Sì, in merito alle presenze, siccome solitamente noi c'è un foglio firma della presenza, non essendoci adesso... non è presente, perlomeno virtualmente, Angela, come facciamo per le firme? Però io leggo un Donne di Carta. No, comunque Donne di Carta è tutto avviato e siete comunque state registrate. Era solo chiedere, prendete voi le presenze? Sì, sicuramente stiamo tenendo noi tutte le presenze. Comunque, solo per capire questa cosa. No, le stiamo tenendo. Anche perché se all'appello manco io, sono Stella Autolino. Ah, ecco. Sì, Stella, scusami, per capire poi... Questi video Simona, non c'è la panoramica di tutti. Allora, sì, e forse anche Carmela Lestingi, se leggo bene. Sì, esatto, io non sono intervenuta perché alle volte ho problemi di connessione, quindi pensavo che mi saltasse il collegamento, comunque sono qui. E sono insegnante di sostegno in una classe seconda, sempre anche di del secondo circolo di Trigiano. Perfetto, allora ancora più importante dire i vostri nomi, così tracciate anche la presenza. Volpe, Rosa e Anna. No, Rosanna. Rosanna. Salve, noi siamo in due qui a seguire, sì. Volpe dallo stesso diciamo computer. Saladino. Sì. Volpe e Salatino, siamo in due, io insegno italiano in quinta e io matematica, scienze eccetera in quinta, sempre primaria. Allora a questo punto, se non ho chiamato, ecco, forse Anna Maria Grande, non ho chiamato. No, io mi sono già presentata. Okay. Perfetto, allora ci siamo tutte e chi non c'è lo dica, così viene tracciata
la presenza. Bene, allora, allora siete proprio, come si suol dire, materia mia, infanzia e primarie e anche sostegno. È appena terminato un festival di cui sono la direttrice artistica, che è il Book Festival Letteratura per Ragazzi, e quest'anno l'abbiamo dedicato all'Agenda 2030. Adesso, facendovi scorrere quelli che sono i servizi della biblioteca, in realtà intanto vi informo su un premio di letteratura per ragazzi, che è questo. È un premio che, di cui siamo coordinatori a livello regionale, che vede coinvolte le classi dai 6 a, appunto, fino dai 6 anni fino ai 10 anni, visto che non ci sono medie, non vi dico anche 11-12, ma insomma è tutto abbastanza rintracciabile. Che cos'è questo premio? È un premio che è alla seconda edizione e che fa arrivare alle scuole che si iscrivono attraverso le biblioteche di riferimento dei libri di grandi autori che sono selezionati da un comitato tecnico. Ci arrivano una settantina, anche più, di libri che esaminiamo. Dopodiché decidiamo quali sono i più belli della fascia 6, 8, 9, 11 e 12 più. Le terne poi arrivano per la lettura e la giuria, che lo scorso anno era composta da circa 4.000 bambini di tutta la regione Puglia, di tutte le province della nostra regione, decidono qual è il libro che più gli è piaciuto e di conseguenza incontrano l'autore o l'autrice che vince. Quindi, restando e tracciando l'importanza dell'inclusione e dell'immersività della lettura, gli incontri con gli autori sono molto, molto importanti. Io ritorno a quello che è il nostro sito, il nostro OPAC, e vedete, partendo dall'inclusività, tutta la nostra biblioteca digitale. Quando parlo della Magna Capitana, ripeto, parlo in genere di tutte le biblioteche di pubblica lettura che hanno un servizio che si avvicina, che comunque cerca di catturare la prossimità. Che so cosa vuol dire prossimità? Vuol dire catturare i cittadini del proprio territorio, dai piccolissimi fino agli anziani. Ed è questo il motivo per cui si organizzano, ecco, guardate tutte le nostre news, da incontri con i poeti, incontri addirittura su come si piantumano i fiori, partendo da mostre, mercati e orti, e ancora incontri con gli autori. Sta per partire una rassegna importante di incontri sulla pedagogia, sulla storia, sulla musica, su qualsiasi cosa possa, biblioteche All Inclusion, e addirittura, siccome Foggia ospiterà il Pride quest'anno, gruppi di lettura su questi argomenti. Ma una cosa, ecco, che riguarda la vostra fascia d'età, sono i continui inviti alla lettura che noi facciamo per tutti i bambini e bambine del nido dell'infanzia e per i ragazzi e le ragazze delle primarie. Le proposte sono tantissime, come vedete. Basta andare sul nostro sito e adesso, per esempio, abbiamo appena allestito, il caso di dire, la vetrina sull'autunno, anche se queste temperature sono più invernali, almeno da noi, che autunnali. Comunque c'è tutto quello che l'editoria, il meglio dell'editoria, offre su questo tema. Abbiamo selezionato libri anche, non so se conoscete questo libro, Saremo Alberi, che si prestano anche per diventare laboratori, ma laboratori di qualità. Questo è un libro di Mauro Evangelista
che è all'interno della casa editrice Arte Bambini, che all'interno ha la possibilità di costruire alberi con uno spago. Ma questi e tanti altri sono i libri che suggeriamo per ogni momento importante del quotidiano, che può essere da l'agenda 2030, quindi quello che abbiamo fatto durante il Book Festival, per cui tutti i libri, come vedete, che comunque si occupano della necessità di educare al rispetto di tutto, non solo dell'ecologia, ma dal quotidiano, e facendo in modo che si nasca e ci si abitui ad avere un concept green, cioè un concetto che sia sempre green, non solo facendo i soliti discorsi che si fanno sull'ecologia, anche perché ormai siamo in emergenza, anzi in urgenza, crisi climatica e anche quello che sta accadendo su pianeta per quello che riguarda la necessità della crisi idrica. Vedete tutte queste bibliografie, sono a portata di click, è il caso di dire. Quindi se dovesse in qualsiasi momento, dalla festa della mamma all'apertura della scuola, ecco, tutti a scuola, oppure divertiamoci con i colori, utilizzateci, cioè le biblioteche di pubblica lettura mettono a disposizione, ecco, per esempio nell'infanzia molto si lavora con i colori, ed ecco delle segnalazioni di libri molto interessanti per lavorare sul colore, sul tema colore. Ma quello che è molto importante sull'inclusione, per restare ancora nel tema, è cercare di lavorare sull'alfabetizzazione all'uso competente del catalogo. Questo è un nostro dovere, cioè noi dobbiamo cercare, e ora vado nello specifico nella vostra fascia d'età, cioè nel portale ragazzi, ma ripeto, sto facendo vedere il portale ragazzi, ma potrei farvi vedere di Foggia, Pistoia, e sono tutti così, perché? Perché i cataloghi entrano in SBN, cioè nel Sistema Bibliotecario Nazionale, e le biblioteche di pubblica lettura però cosa fanno? Fanno in modo che i cataloghi per ragazzi abbiano questa interfaccia che è molto più intuitivo e comunicativo. Perché? Perché tra i tanti doveri che abbiamo, perché abbiamo tra le mani quella che è l'utenza più difficile, tra virgolette, più esigente che una professione possa avere, cioè la fascia dell'infanzia, cioè della crescita, uno dei tanti nostri doveri è anche quello di proporre quello che proponiamo attraverso un'educazione all'immagine. E anche perché quello è il linguaggio che prevale su tutti gli altri linguaggi, no? Come direbbe Malaguzzi. E allora, se noi, ecco, questa è la vetrina che appunto vi ho fatto scorrere prima, ed è qui in home page, tutti i libri appunto sull'autunno e sugli alberi. Ma se io voglio sapere ancora di più che cosa faccio leggere, ho sentito geografia, scienza, per cui tante materie, queste qui sono bolle e potete ovviamente utilizzarlo da qualsiasi supporto digitale che voi abbiate. Abbiamo anche un'app che si può facilmente consultare dal cellulare Android, ma anche iPhone. Guardate che cosa diventa la ricerca, l'indagine. Diventa divertente ed è quello che dobbiamo fare. Alfabetizzare l'uso competente del catalogo vuol dire fare in modo che io, se ho idea di trovare qualcosa sulla geografia, che se andassimo a vedere la DUI corrisponde a una classe DUI, cioè avrebbe il numerino 500 scienze, 700 arte, 900 geografia, 800 letteratura,
Ovviamente se mettessimo i numerini sul dorso del libro sarebbe molto più... Invece quello che noi mettiamo è sempre l'etichetta che voi ben conoscete, in più con un disegnino. Questo disegnino ci dice che per esempio è un libro sull'arte. E ancora andando a cliccare, l'arte sarebbe la classe principale, si divide in sottoclassi. Quindi cosa ci interessa dell'arte? La pittura, il disegno, la storia dell'arte? Oppure cosa ci interessa della geografia? Vogliamo andare in Italia, in Europa, in Asia? Vogliamo guardare semplicemente atlanti e carte geografiche? Cioè, quello che troveremo e che troviamo normalmente a scaffale sotto forma di numero con la classificazione decimale di UI, qui lo troviamo invece a scaffale con queste iconografie. È molto più chiaro, fai da te, bricolage, cosa? Vuoi fare un origami, un lavorare perline, penne e matite? Oppure giochi e sport, perché quando si dice non si legge, non corrisponde al vero, perché si leggono quelli che sono gli interessi di lettura. Quindi se mi viene un bambino che è interessato allo sport, io devo poter proporre tutti i libri che appunto hanno nella classe, avrebbero la classe di UI, che hanno l'obiettivo di raccontare non solo lo sport dal punto di vista divulgativo, ma anche lo sport dal punto di vista narrativo, così come lo fa per esempio benissimo Andrea Valente, che è uno dei tanti autori che abbiamo avuto ospite in biblioteca e che racconta non solo lo sport ma anche le scienze, come le notizie dallo spazio, ma lo sport in questa modalità. È chiaramente molto più divertente e anche, anche di qualità leggere libri che abbiano appunto qui illustrazioni e testi che raccontano in questo caso la storia dello sport attraverso storie che i ragazzi sappiamo, perché i bibliotecari e le bibliotecarie quando mettono un libro in catalogo non fanno un acquisto così a caso, ma cercano di fare un acquisto gestendo un'integrazione di collezioni mirate. E dove andiamo a consultare e a confrontarci per i libri? Sicuramente da riviste professionali, che poi vi farò vedere. Tutto quello di cui sto parlando, visto che appunto si parlava, il tema principale era l'inclusione, è inclusione, perché se io non do la possibilità ai ragazzi di avere gli strumenti, è già un motivo di esclusione. Quindi se invece metto nelle condizioni, tornando sul catalogo di una biblioteca, e qui appunto ci sono tutte le domande che un ragazzo si può fare, è un bambino, e invece parto con una, ecco qua, voglio leggere, che cosa voglio leggere? Voglio leggere storie per l'infanzia, e allora troverò primi libri. Cliccando qui troverete tutto quello che l'editoria per l'infanzia pubblica per questa fascia d'età, così come favole e fiabe, e vedete qui ancora una rappresentazione iconografica che varia rispetto al genere. Quindi tanti sono i giochi, le possibilità di entrare e fare promozione della lettura attraverso la modalità gioco, che invece è già alfabetizzare l'uso competente dell'indagine, perché in molti pensano di saper fare un'indagine andando su Wikipedia, ma quella non è un'indagine. Bisogna alfabetizzare all'uso competente del catalogo. E come si fa? Partendo dai più piccoli. Quanti anni hai? Guardate, questa è un'altra bolla. Quanti anni hai?
Vuoi leggere libri che vanno da 0 a 5 anni, da 6 a 8 anni, da 9 a 10, da 11 a 14? Questo è fare in modo che tutti abbiano le stesse opportunità, perché è segnalare il meglio che l'editoria per l'infanzia possa offrire. Ma ancora di più, per i più piccoli, la fascia 0-6 anni, abbiamo messo su una bolla che ha solo i libri del programma Nati per Leggere. Ogni libro poi è raccontato, è il caso di dire, da un piccolo abstract. Quindi, se io insegnante sto cercando un libro che riguarda oppure vuole riguardare e interessare una particolare fascia d'età, eccola, 2 anni, e un particolare argomento, come questo argomento, che è, allora, tutti i libri per l'infanzia, per i piccolissimi, devono avere una priorità, cioè devono essere divertenti. Nessun libro serve per fare, per passare morali, per fare riassunti, per fare la didattica del libro. Non esiste. I libri di narrativa sono altro. I libri di narrativa devono essere, quando si è piccoli, libri che facciano veramente ridere, ma ridere tanto. Perché? Perché attraverso questa modalità che riusciamo a catturare il piacere della lettura, come stracita Daniel Pennac, però noi andremo oltre al piacere della lettura, dovremmo andare alla motivazione. Cioè, perché io bambino o bambina, che sono impegnata tutto il giorno, vado a scuola, faccio la scuola dell'infanzia, vado alle primarie, poi esco, ho la mia attività, torno a casa, perché dovrei prendere questo libro? E non prendere più facilmente un oggetto digitale che è più facile da utilizzare. Quindi noi dobbiamo fare in modo che quando ci offre quell'opportunità di inserirci con un momento di lettura, dobbiamo, io quando dico noi, dico anche i genitori, per cui il nostro ruolo è importante nell'informare, alfabetizzare anche i genitori, dare un sostegno al genitoriale sui libri che poi creano il legame, che è fondamentale. E quali libri sono i libri belli che creano il legame con i propri figli, che sono quei libri che i bambini e le bambine chiedono prima di addormentarsi, tutte le sere prima di andare a dormire? I libri che hanno condiviso e amato con le persone che amano, a iniziare con i genitori e a finire con gli insegnanti. Quindi, quando andate a consultare un catalogo come questo, trovate anche un piccolo abstract. Ma ancor più, se volete facilitare la ricerca, potete anche passare dalle bibliografie e dai temi che noi già vi proponiamo divisi per argomento, arrivare al libro. Tra un po' c'è la settimana dei diritti per l'infanzia, quindi stiamo lavorando su tutti i libri sui diritti, a partire dai piccolissimi a finire con i più grandi. Angela Raimondi può chiudere il microfono, grazie. A partire buon pomeriggio. Buon pomeriggio, a partire con i più grandi. Quindi, inclusività, accessibilità, tutto quello che vuol dire lettura accessibile. Questa è una bolla molto importante. Perché? Perché narra i libri di tutti i generi, dai libri senza parole, cioè i libri che si leggono senza testo, ai libri che si ascoltano con il QR code, per esempio. Quindi sono tutti libri che stimolano l'inclusione attraverso a volte anche solo l'illustrazione, o attraverso il tatto, o attraverso il suono. Sono libri che sono in comunicazione aumentativa, in simboli, libri che si possono toccare, libri che si possono ascoltare con i QR code. Quindi sono tutti libri
libri che raccontano storie ma che possono essere non solo letti ma ascoltati, e questi sono tutti nella bolla dell'accessibilità. E a proposito di accessibilità, vi faccio vedere che cos'è accessibilità per il progetto Mamma Lingua attraverso i libri di tutte le lingue. Ve lo presento attraverso un video. Ma non c'è audio, ho un problema del mio computer. Io sento l'audio, voi non lo sentite? No, non lo sentiamo. No, non si sente l'audio. Ma state vedendo il video? Sì. Si vedono le immagini, ma non si sente. Che strano, perché io anzi mi sta stordendo le orecchie. Comunque, vabbè, non so perché non si senta. Vediamo, riprovo. Non si sente? No. No. E allora lo tolgo perché mi sta anche abbastanza, so con gli auricolari, e ve lo racconto. Che cos'è questo Mamma Lingua? Intanto vedete che compaiono delle sigle che sono Associazione Italiana Biblioteche, motivo per cui oggi sono qui, Centro per il Libro e la Lettura, cioè il CEPEL, è un progetto Leggimi 06, cioè abbiamo vinto finanziamento con il CEPEL e questo finanziamento era mirato proprio all'inclusione attraverso i libri, e abbiamo fatto in modo di riprendere un progetto che è comunque conosciuto, appunto, che si chiama Mamma Lingua, e che cosa abbiamo fatto? Abbiamo realizzato in un anno intanto questo video, che è di un studio Tiwi ed è molto bello perché, come vedete, narra quanto sia importante che i libri arrivino appunto attraverso le figure genitoriali, sin da piccoli, in tutte le lingue, ma che arrivino in tutti i luoghi, dal luogo condiviso all'aperto di relax, a quelle che noi vogliamo sia un momento importante della propria identità, che è con i libri in tutte le lingue, con una narrazione condivisa. E che cosa fa tutto questo? Aiuta a costruire delle comunità, ed è importante che queste comunità si costruiscono in luoghi belli, e uno dei luoghi belli è sicuramente la biblioteca, che non è opzionabile, la biblioteca dovrebbe essere pubblica, un diritto per tutti. Quindi fare in modo che questi luoghi possano avere intanto, vedete, questo è uno dei manifesti che noi abbiamo anche realizzato, che poi vi farò vedere, è Mamma Lingua che semina parole, è il nostro obiettivo. Quanti partner sono entrati per fare in modo che questo progetto arrivasse in tutta Italia? Sono tutti partner molto prestigiosi. Quindi adesso vado a cercare interrompo questa condivisione, e intanto, per non parlare continuamente io, anche perché io è un po' che cerco di evitare le cose online perché sono diventate estremanti e cerco di farle più in presenza, però in alcuni casi ancora prendo qualcosa online, e vi lascerei per non sentire
tornare indietro sempre la mia voce, un momento per fare qualsiasi domanda vi venga in testa di farmi e per procedere poi con altre presentazioni. C'è qualcuno che ha qualche curiosità, domanda sui libri che vi ho fatto vedere, su come si possono utilizzare, su come si possono scaricare le bibliografie? Ci sono domande? Volpe Rosa Anna ha tolto il microfono, disattivato. Domanda? La mia collega voleva chiedere come si può scaricare. Sì, allora, se ritorno allora nella condivisione, e se lei va, ecco, intanto torniamo. Ecco qui, questa è una delle tante bibliografie, se lei vede qui naviga tra i risultati, cosa hai trovato, altri risultati, e andando di fianco, che anche questa è una cosa molto importante, per ogni ricerca noi ripetiamo quello che può essere una keyword, cioè che vuol dire. Ho sentito anche che si può, che ci sono insegnanti di sostegno. Quanto è difficile cercare di trovare libri per i dislessici, per gli ipovedenti, libri che possano appunto fare in modo che siano strumenti di inclusione. Ogni volta che guardate, andate di fianco, qui trovate tutte le keyword che sono le parole chiavi che vi portano poi al libro. Per esempio, ci interessa il libro sulla dislessia, che sono ordinati per rilevanza. Dopo che li avete selezionati tutti, adesso non ve li seleziono tutti, però dopo che li avete selezionati tutti, esce di fianco la possibilità di c'è scritto, vuoi scaricare la bibliografia? E potete scaricare la bibliografia partendo da quello che è il vostro interesse. Quindi può essere una bibliografia semplice oppure potete anche lavorare su una bibliografia ad immagini. Noi per quello che è il nostro obiettivo Agenda 2030 cerchiamo di evitare il più possibile la verità stampa di carta. Quindi ormai da noi è tutto digitale. Se si entra in biblioteca, tutto quello che vedete, adesso ve lo faccio vedere, è tutto studiato perché si elimini la carta. E tutto è touch, quindi se io voglio cercare un libro, mi basta toccare lo schermo, andare così come vi ho fatto vedere e fare le indagini. Ma ancora di più, noi non usiamo neanche più i prestiti cartacei, perché il libro si mette su un dispositivo che fa l'autoprestito. Quindi cerchiamo di rendere il più possibile accessibile i servizi, perché devono diventare un po' come quando si va, si esce. Ecco, io ricordo sempre una delle mie, i miei primi riferimenti di preparazione in questo ambito, quando si parlava di servizi bibliotecari e veniva fuori questa idea di biblioteca, cioè la biblioteca che sia un po' come quando si va a fare un servizio, si esce, oggi passo in lavanderia, vado a comprare una cosa che mi serve e in più passo in biblioteca a prendere un po' di libri. Tutta questa operazione dovrebbe passare quasi inosservata, cioè nel senso che noi ci siamo ma non ci siamo, cioè nel senso che le biblioteche di pubblica lettura dovrebbero essere tipo delle grandi librerie, che ci si arriva, vado, guardo i libri che sono a scaffale e vado, adesso ve lo faccio vedere, e vado a prendere, a pescare il libro.
Questa è inclusione. Perché? Perché l'inclusione è nella misura in cui metto tutte le persone di avere gli stessi diritti, no? Quindi ecco la biblioteca così, questo è solo lo spazio ragazzi della Magna Capitana. Quindi vedete come è grande la possibilità di starci dentro e di arrivare facilmente a scaffale. Inclusione è anche questo computer che vedete qui in fondo, che dà la possibilità di proiettare in parete, alla parete quello che si fa, ma anche un computer che si mette a terra e diventa un tappeto e quindi in maniera digitale, toccando, mettendosi intorno già dall'infanzia, si può alfabetizzare l'uso competente di un'indagine, ma anche giocando attraverso le illustrazioni. E questo è quello che vi dicevo, il catalogo. Quindi tendiamo sempre di più a evitare di stampare bibliografie, ma diamo la possibilità di fare in modo che si possano guardare e anche la possibilità di rendere gli spazi flessibili. Questi sono tutti i tavoli che si spostano, si sistemano. L'idea che deve avere appunto la biblioteca deve essere quella della leggerezza. Vedete che gli scaffali non sono stracolmi e che c'è poi la possibilità anche di mettersi comodo su un sacco, su una seduta. La leggerezza, come sapete, per Italo Calvino nelle lezioni americane, era una virtù, quindi cerchiamo di togliere, non di mettere libri che poi non sono mai consultate, anche questo è inclusione. Se io nello scaffale metto libri che non sono mai consultati, non includo, ma escludo, perché la mia necessità deve essere, il mio bisogno, la mia mission come bibliotecario deve essere quello di rendere il più possibile accattivante, deve farmi voglia di prendere i libri, come quando si va in una libreria. Ecco, per esempio, è il momento della festa della donna, noi mettiamo tutti i libri che raccontano il perché della mimosa, che hanno donne e bambine all'interno della storia, oppure mettiamo questo libro che è Una strada per Rita, di una bambina che si chiede, questo è per le primarie, ma perché la toponomastica al femminile, ma perché ci sono tante strade dedicate ai maschi e poche dedicate alle donne? Ecco, la risposta per quello che riguarda i nostri servizi avviene sempre attraverso un libro, attraverso una storia. Anche in questo caso la risposta a questa domanda della toponomastica che è più al maschile avviene attraverso un libro. E questo è un libro bellissimo perché una bambina che fa un'indagine alla fine si rende conto di questa differenza e scrive una lettera al sindaco e vuole che si dedichi una strada a Rita. E Rita è Rita Levi Montalcini. Quindi un'indagine di figure al femminile. E i libri appunto devono essere messi in maniera tale che sembri proprio una libreria. Guardate il giralibro, questo è il Natale che si sta avvicinando e le vetrine che facciamo natalizie. Questa qui invece è una valigia. Quello che possono fare le insegnanti è cercare di fare in modo che i libri si muovano il più possibile, vadano in giro. Noi ci siamo inventati questa valigia di legno che riempiamo di libri e diamo in prestito alle scuole e alle biblioteche comunali, ma non è necessario che sia una valigia, può essere anche un contenitore, ma questi libri che si mettono insieme anche in maniera tematica e si prestano i libri sul Natale, i libri sull'amicizia, i libri sull'ecologia, perché i libri sui colori, tracciando quella che è appunto la possibilità di fare indagini. Questa è appunto la modalità in cui incontravamo adesso un po' meno così i bambini, mettendoci a cerco e leggendo le storie, e anche facendo un dialogo che è misto tra biblioteca e museo, perché il polo è bibliomuseale.
Ma quando si parla di immersività, allora c'è un grande libraio che si chiama, c'era, non c'è più, Roberto Denti, che inaugurò la sezione ragazzi nel 1974, che quando lo incontrai, poi insomma, ho avuto la fortuna di incontrarlo più volte poi in giro per l'Italia, quando poi mi sono professionalizzata nei libri per ragazzi, e gli chiedevo come fare per far leggere i bambini, le bambine, mi diceva devi creare immersività, cioè devi creare un luogo che diventi magico. E mi sono inventata Le notti in sacco a pelo con Sergio Guastini. Quindi che cosa facciamo ormai da più di 20 anni? Poi è diventato famoso, ormai va in giro per tutta Italia, ma anche per la Puglia, molto conosciuto. Facciamo in modo che i bambini si addormentino in biblioteca. Qual è il valore aggiunto di addormentarsi in biblioteca? È proprio addormentarsi scivolando, come dice Pennac, tra le pieghe della notte, guardando libri. Tutto questo fa sì che il neurone specchio si abitui alla presenza di libri e che prendere libri diventi un atto normale del quotidiano. Queste sono bambine che ormai sono grandi, sono in quinta elementari, e da quando sono piccole, che frequentano la biblioteca, e una di queste due bambine, a proposito di inclusività, è arrivata che non sapeva proprio gestire bene il disegno o comunque anche la rappresentazione attraverso le parole e le illustrazioni. Bene, quell'anno invitai Alessandro Sanna, non so se conoscete l'illustratore Alessandro Sanna, e lui ha un libro bellissimo che dopo vi farò vedere, che si intitola Mano Felice, cioè che insegna a noi adulti che non esiste nessun bambino che non sappia illustrare, ma che tutti hanno la mano felice e che tutti possono illustrare. E questo è il lavoro che veniva fuori da Mano Felice. Ora queste bambine sono in quinta elementare, così come questo ragazzino ormai è all'università, e questo affianco è al liceo classico, e sono diventati, questo era addirittura il book del 2014 quando invitammo Emanuela Bussolati come illustratrice, perché noi apriamo con l'illustratore e poi invitiamo 25 autori di libri, insomma i libri più belli che l'editoria possa pubblicare. Quest'anno abbiamo avuto anche Baruda, Ti voglio bene blu, della Baba Libri, che vi consiglio di leggere, che è bellissimo e che racconta di come appunto il mare debba essere salvaguardato per le future generazioni. Bene, che cos'è inclusione? Fare in modo che, per esempio, questo bambino, che ora è un ragazzo di quasi 20 anni, e frequentando spazi pubblici che si mettano in interazione, interagiscono con la comunità, quindi scuole, associazioni e quant'altro, ora si è diventato il responsabile del Blog Book Festival. Cioè, scrivere, non è vero che i ragazzi non leggono, non è vero che i ragazzi non scrivono. Vero è che dobbiamo metterli nelle condizioni di avere gli strumenti. Quindi, in queste poche ore, poco potrò dirvi, ma potrei dimostrarvi di quanto l'osservatorio, che ormai è lungo del mio lavoro di più di 30 anni, dimostri che se si mettono le condizioni i bambini e i bambini di avere le stesse opportunità, si cresce in maniera diversa. Se si mettono i bambini e i bambini nelle condizioni di incontrare grandi autori come per esempio Bernard Friot, questo è Bernard Friot che ha scritto un libro bellissimo che vi consiglio sulla poesia, 10 lezioni sulla poesia, guardate che innamoramento questo bambino come lo guarda, che poi è questo ragazzo e che adesso è alle superiori, e qui chiacchiera con Santo Pappalardo, un altro grande autore. Vi consiglio di andare a acquistare il libro Come cane e gatto, che hanno appena pubblicato Teresa Porcella e Santo Pappalardo per l'infanzia. È bellissimo perché ha una ripetizione continua. Ma che vuol dire inclusione? Inclusione vuol dire fare in modo anche che tutto quello che sia azione di promozione della lettura avvenga in ogni dove. Qui siamo, per esempio, nel centro
della mongolfiera, si chiama da noi, ci sono due grandi centri commerciali, Mongolfiera e Grande Puglia, e il centro commerciale Mongolfiera, questo è lo spazio della Coop Libri. Andiamo spesso a leggere in questo spazio, perché? Perché è importante che si comunichi la presenza dello spazio biblioteche pubbliche a tutti i genitori, magari anche al genitore di stato che è lì è solo per fare la spesa, poi si avvicina, chiede e noi facciamo quello che un operatore pubblico, quali siamo noi, dovrebbe fare, cioè dare la giusta informazione. Ma ancora più importante è rendere virale questa necessità di avere i libri in giro, come anche nelle vetrine, cosa che accade spesso quando organizziamo eventi, che le vetrine dei nostri negozi abbiano all'interno i libri per l'infanzia, a partire dai più piccolini. Immagino che conosciate Tararitararera di Emanuela Bussolati, che è tutto un libro sulla onomatopea, e così come immagino conosciate Bruno Tognolini, che è stato spesso ospite del nostro festival, e Chiara Carminati. Questi sono tutti libri di qualità che vengono presentati e mediati in varie modalità, anche attraverso le vetrine dei libri o magari attraverso murales, come in questo caso in una scuola. Questo è Viola Gesmundo, che ha illustrato le pareti di una scuola, e chiaramente quando si entra in quella biblioteca, insomma, c'è un ingresso diverso rispetto a quando si entra in qualsiasi altra biblioteca scolastica. Quella è una biblioteca scolastica. Quindi, ecco, quando parlo di ore e ore online, parlo anche di tutta la pandemia, in cui appunto per evitare che nessuno, che almeno abbiamo cercato di fare in modo che non ci fosse una grande escursione, ma abbiamo cercato di restare a fianco, abbiamo realizzato ore e ore di letture online, anche tra l'altro nel 2020 coincideva con l'anno rodariano, quindi abbiamo letto tantissimo Gianni Rodari, ma non abbiamo mai cessato la possibilità di prendere i libri anche in pieno lockdown, facendo in modo che i nostri utenti mettessero i libri esternamente in un contenitore, in un box. Così come inclusività vuol dire ragionare su quello che sono gli argomenti. Questa è una sala della nostra biblioteca, quando appunto avevamo Patrick Zaki che era ostaggio, ci siamo inventati una sagoma e l'abbiamo fatto sedere tra gli scaffali. Anche questa è inclusività, cioè fare in modo che quello che è il quotidiano, che i ragazzi e le ragazze sentono e sono bombardati da notizie, diventino anche punti di domanda. Partendo da qualsiasi punto di argomento, dal cinema, ci sono per l'infanzia tantissimi libri che raccontano la storia del cinema. C'è Eva Montanari, che è di Rimini, e che per esempio ha raccontato la storia di Federico Fellini attraverso il suo libro bellissimo. E così abbiamo messo su una mostra su Federico Fellini, non in occasione di Eva Montanari, ma una delle tante mostre che facciamo, tirando fuori tutto il patrimonio della biblioteca a partire dai manifesti a finire dai libri. E quando parliamo di biblioteca, ecco, nessuno tocchi la biblioteca, questo è quello che i ragazzini realizzano e ci inviano partendo dai libri. Questo è Star Wars, che è una delle storie preferite dai nostri utenti. Quindi inclusività è questo, ma inclusività come l'abbiamo fatta e come la stiamo facendo? Partendo dai più piccoli. Vado su Mammalingua e vediamo, per esempio vi faccio vedere questo video che spero si senta, magari questo video ve lo invio, è comunque Flavia Cristiani che legge a dei bambini piccolissimi un libro grande con le figure.
di cui poi appunto vi invio bibliografia, così possiate poi insomma averlo anche voi. Io adesso vediamo se riesco a mostrarvi questo, qual è qui, si vede un paper. Inclusione attraverso i libri e il bilinguismo, che deve essere un ponte tra le culture. Quello che vi ho già detto è quello che abbiamo fatto e che continueremo, su cui continueremo a lavorare come AIB. Formazione, aggiornamento della bibliografia, ma anche biblioteca in valigie. In valigie. Come sono queste valigie? All'interno delle valigie ci sono più di 108 libri, e i libri sono in tantissime lingue. Ora abbiamo inserito negli ultimi titoli anche lingue in filippino, tagalog, hindi, tamil, urdu, portoghese, russo, tedesco. Perché? Perché è importante andare incontro a quelle che sono le necessità dell'inserimento dei nostri territori. Certo, molto importante sarebbe anche cercare di capire qual è il territorio a cui ci rivolgiamo, cioè un'indagine di comunità. Le lingue considerate maggiormente rappresentative sono l'albanese, l'arabo, il cinese, l'inglese, il rumeno e lo spagnolo. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo realizzato un manifesto, e il manifesto è in più lingue. Questo manifesto si può tranquillamente vedere dal sito Mammalingua, da dove vi ho fatto vedere il video, e la biblioteca in valigia, che è questa valigia che abbiamo acquistato per tutte e 20 le regioni d'Italia e abbiamo lasciato in dotazione con 106 titoli, guardate in quante lingue, in 23 lingue. I 106 titoli si dividono in libri in lingua originale e in libri bilingue. Cosa è importante che passi attraverso questo progetto? Che il libro è accessibile a tutti, in tutte le lingue. Quindi vi faccio vedere, per esempio, cosa è successo a Firenze. Cosa è successo a Firenze? Un'esperienza, visto che appunto non voglio raccontarvi, vi racconto l'esperienza più vicina, che è quella che può essere Foggia, ma potete andare anche a Bari, a Monopoli, a tante sono le biblioteche nella nostra regione che adesso sono organizzate in modalità servizio di qualità per biblioteche pubbliche. Ovviamente parlo della mia esperienza perché è quella che vivo tutti i giorni, però per non parlare solo della mia, per esempio, ecco la collega Fiorenza Poli che racconta quella di Firenze. Che cosa hanno fatto, come sono arrivati alle famiglie, attraverso i servizi educativi comunali, attraverso le scuole statali, e hanno raggiunto i nidi e le scuole dell'infanzia, e che cosa, qual è stato il loro obiettivo? È stato di comunicare ai genitori, guardate, questi sono appunto i manifesti che potete consultare online dal nostro sito Mammalingua, cercando di partire dalle lingue che erano le lingue dei bambini e delle bambine che avevano le loro scuole, ovviamente. Hanno poi somministrato dei questionari per capire quali fossero quelle che una volta si chiamavano in biblioteca desiderate, e sono partiti dai libri ponte. Non so se conoscete, chi di voi conosce questa casa editrice, Mini Bombo? Non la conoscete? Allora, quando finisco di presentarvi, ve la presento, perché per le scuole dell'infanzia Mini Bombo è una risorsa inesauribile, per cui poi vi farò vedere questa casa a proposito di inclusione. Quindi, Affamato come un lupo, che è un libro bellissimo, è in simboli anche, in comunicazione aumentativa, in tutte le lingue.
che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto in modo che in questa valigia ci andassero, guardate le valigie, queste sono delle valigie che hanno acquistato loro poi nelle oblate a Firenze, in realtà la nostra valigia è nera con su il logo Mamma Lingua ed è uguale in tutte e 20 le regioni d'Italia. Loro invece hanno acquistato queste valigie, le riempiono di libri e le prestano ai nidi e alle scuole dell'infanzia. Il budget per acquistare le valigie è questo, un totale di 2.424 trolley, il budget per i libri e il numero di libri nelle valigie. Sono arrivati a 1.266 libri nelle valigie e sono arrivati a realizzare 2.988 prestiti. Quindi hanno fatto in modo di costruire il contenuto delle valigie con le insegnanti, cioè sono andate nelle scuole e hanno chiesto quali bambini hai nella tua classe e da dove partiamo, perché è molto importante che si parta proprio dall'indagine del contesto. Quindi il benessere, proprio sono di recente stata in Umbria per Umbria Libri, e si parla sempre di più di welfare, di servizi culturali che lavorino con i servizi sul benessere e la salute, perché arrivare da subito con il programma Nati per Legge, il progetto Mamma Lingua, tutti i progetti che possono fare in modo che si tengano costantemente in contatto le famiglie e i bambini, fanno in modo che si costruiscono contenuti importanti non solo per le biblioteche, ma per le biblioteche e il territorio, quindi le scuole, le insegnanti, le famiglie. Molto importante fare gli abstract dei libri, che è quello appunto che vi ho fatto vedere prima, e tenersi in contatto costantemente. Ovviamente bisogna trovare il modo di attirare le famiglie in biblioteca, ma questa sta a noi bibliotecari a trovare le modalità per fare in modo che le biblioteche siano frequentate. E se si trovano, guardate i numeri crescono. Questa è l'esperienza di Firenze, ma c'è anche un'esperienza molto interessante del Friuli Venezia Giulia, sempre con Mamma Lingua, della collega Roberta Garlatti, che vi mostro, che è questa. È una bellissima biblioteca che si trova a San Vito al Tagliamento, in Friuli Venezia Giulia, e guardate quante scuole e nidi di infanzia hanno coinvolto. Questa è una cosa riproponibile in tutti i territori. In primis la biblioteca dei ragazzi, a seguire le scuole dell'infanzia, i nidi, le pediatre, i consultori, le associazioni molto importanti di immigrati. Quindi quelli che nel nostro territorio vengono chiamati SAI, servizi accoglienza ai migrati. È molto importante sapere con chi lavoriamo, con chi interagiamo, presentare tutto quello che facciamo al nostro territorio, sia a livello locale che regionale. Loro, vabbè, i Friuli Venezia Giulia hanno, diciamo, non hanno problemi di gestione di budget e quindi hanno la fortuna di poter incrementare le collezioni di libri continuamente. E quindi ogni scuola, ogni nido, tutti i pattern della rete che vi ho fatto vedere all'inizio, avevano il video di presentazione, il manifesto, informazioni sul presidio, materiale scaricabile, cioè tutto il materiale che serve per fare in modo che questo appunto che vedete, cioè vetrine di libri, che queste sono le vetrine di libri della valigia e momenti di lettura, diventino quotidiane. L'informazione ai genitori anche a cura dei pediatri di famiglia, che è importante anche in questo progetto Mamma Lingua. Perché? Perché così si ha anche il modo di avvicinare comunità nuove del proprio territorio. Quindi coinvolgere tutte, ecco, queste comunità, ma loro poi sono andati oltre perché hanno anche tradotto dei libri in friulano, in sloveno, ucraino,
E guardate che meraviglia che è questa idea, cioè di tradurre anche nella lingua di origine del proprio territorio. Questi sono i manifesti di cui vi parlavo prima, che sono appunto di Graziella Favaro in friulano e sloveno, che sono disponibili in dono a tutte le scuole d'infanzia del territorio. E questo è quello che dovrebbe accadere quotidianamente, cioè creare momenti di lettura e di condivisione con i libri in tutte le lingue, in questo caso anche in lingue regionali. Questi sono i punti di forza di questo progetto, Mammalingua, appunto la condivisione e la possibilità di coinvolgere tutti gli insegnamenti che ci sono nel territorio in cui ovviamente si va a realizzare il progetto.